L'ASL di Taranto ha individuato nell'ospedale San Giuseppe Moscati il suo cosiddetto ospedale hub per l'emergenza Covid. Questo è stato fatto perché qui all'interno del Moscati erano già attive le tre discipline base per contrastare al meglio questa emergenza, e cioè la rianimazione con i posti letti della terapia intensiva, la pneumologia e soprattutto le malattie infettive, implementando ciascun posto letto dei respiratori che arrivano sia dagli acquisti che sta facendo la Regione sia dalle tante donazioni. A regime noi contiamo di attivare 46 posti di malattie infettive, 51 di pneumologia, ma li chiamiamo pneumologia ma in realtà sono tutti attrezzati per la subintensiva con respiratore e quindi in grado di affrontare anche la parte più acuta della patologia, e la rianimazione che è già tutta attiva. Abbiamo attrezzato una pneumologia come una semi-intensiva respiratoria con tutti i posti già pronti per poter accettare pazienti critici, una vera subintensiva. Abbiamo attualmente 16 posti letto già pronti come subintensiva, abbiamo molti pazienti in ventilazione meccanica, saranno attivati ulteriori 5 posti di subintensiva respiratoria. Abbiamo un'attrezzatura d'avanguardia, stiamo mettendo in campo tutte le risorse umane e meccaniche per poter far fronte all'emergenza. Il percorso che segue il paziente Covid positivo e che viene direttamente dal pronto soccorso o dalla centrale operativa del 118 che ha attivato tutta la procedura, arriva presso il reparto di malattie infettive dove ci sono delle stanze tutte a pressione negativa e il paziente viene quindi seguito in ambito appunto del reparto. I pazienti vengono monitorati costantemente e vengono attivate tutte le procedure di sicurezza utilizzando i dispositivi per tutti gli operatori sanitari. Il reparto consta di due aree separate con un totale di 13 stanze per un massimo di 26 ricoverati Covid positivi. Attualmente ne abbiamo 24 ricoverati. Noi per ora abbiamo 9 posti letto e stiamo però aprendo altri posti letto in modo da avere alla fine 30 posti letto. Per ora abbiamo già ricoverato 10 pazienti, di cui 3 siamo già riusciti a svezzarli e a mandarli in un reparto medico in pneumologia. Fino a oggi i posti letto li abbiamo occupati e progressivamente li stiamo anche svuotando di pazienti qui ricoverati e che sono anche in dimissione.